Quest'anno abbiamo il nostro appuntamento di clip, è veramente una soddisfazione vedere tutti questi ragazzi mettersi alla prova davanti a una giuria internazionale e cercare di ottenere la fiducia dei direttori che sono in giuria per poter avere dei contratti con i teatri coinvolti. Quando firmi un contratto, appoggi il nome di un cantante sul manifesto e dici al pubblico: io prendo la responsabilità di portare questa persona, questo cantante, sul palcoscenico. Abbiamo avuto 283 iscritti da 48 paesi del mondo. Ci sono tanti cantanti giovani. Nella finale ci sono 4 cantanti che hanno meno di 25 anni. C'est toujours stressant un concours, c'est sûr, et on sait qu'il n'en restera que 10 au final. Le jury est vraiment, vraiment très intéressant, plus intéressant que dans d'autres concours très importants comme le concours Elisabeth en Belgique, chez moi. Not only young singers are given a platform to showcase their gifts and talents, but they are given a platform where they can audition for high profile directors. You know, in this competition, we're given a chance to audition for directors like Mr. Mayer, because it's not every day that you get an opportunity to audition for such people. Presentarsi in questo concorso ti dà proprio una chance di entrare nella carriera. I vincitori dei primi edizioni hanno trovato lavoro. Il punto forte di questo concorso non è come ovviamente il primo, il secondo e il terzo premio, ma è la possibilità di poter vincere dei contratti, di poter essere scritturati da questi teatri che, ripeto, sono teatri di serie A, più. Basta, 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 non portate, terminate, ve ne andate, basta, in carica. C'è stato molto stress in questi giorni perché sono state prove difficili, anche che richiedevano un certo tipo di impegno anche vocale e mentale. Mi sono trovato con un po' di nervi perché sono cantanti bravi, però ho saputo un po' gestire questa tensione come si fa più o meno in recita. A Brenda, canco il trono, canco il trono a degli schiavi, a degli schiavi, amor. Il concorso si conclude con un concerto nella magnifica piazzetta di Portofino e quest'anno ospitiamo l'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Aldo Salvagno e quindi ascolteremo 10 tra le più belle arie del repertorio lirico italiano e internazionale.